Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Carlo Conti non ce la fa più, crolla in diretta televisiva. Il conduttore si fa vedere in lacrime davanti a tutta Italia. Carlo Conti crollo. Il famosissimo conduttore è tornato in onda in TV con un nuovo programma televisivo, che ha tutte le carte in regola per essere un successone. Stiamo parlando di The Band, show che punta a far notare band emergenti dagli esperti del mondo della musica. Insieme a Conti, nel programma emergente troviamo anche una severa giuria, composta da Carlo Verdone, Asia Argento e Gianna Nannini. Questo nuovo show è fresco fresco, sono andate in onda infatti solo due puntate. I fan del conduttore possono seguire questo suo nuovo esperimento, che speriamo che possa piacere, tutti i venerdì dalle 21:30 su Rai 1. Il primo episodio di The Band non è andato affatto male, ha infatti ottenuto 3 milioni di telespettatori, con uno share del 16%. Carlo Conti crolla in TV. L'uomo, impegnato adesso in questo nuovo programma, è tornato al centro dell'attenzione e di conseguenza sta rilasciando diverse interviste. Recentemente, ad esempio, è stato ospite per la rivista Oggi, alla quale ha fatto diverse confessioni interessanti. Il conduttore ha anzitutto spiegato meglio quello che è questo nuovo progetto che ha da poco cominciato, ma ha anche fatto qualche passo indietro nella sua carriera, raccontando l'impensabile. Infatti, Carlo ha spiegato che, all'inizio della sua attività lavorativa nel mondo dello spettacolo, come tanti altri personaggi pubblici si è visto sbattere le porte in faccia più volte. L'esperienza che più lo ha segnato riguarda però il Festival di Sanremo. Conti infatti si era recato, nel 1985, a Sanremo, nella speranza di riuscire ad intervistare i VIP che prendevano parte alla competizione. In quell'occasione si è visto troncare per la prima volta i suoi passi nel mondo della TV. Nel 1985 andai a Sanremo con la mia 127 arancione con l'intento di intervistare quanti più cantanti possibili, ma all'Ariston non sono riuscito a metterci piede. Ovviamente poi l'uomo è riuscito a riscattarsi, diventando persino conduttore per 3 edizioni del festival, dal 2015 al 2017. Tra le altre cose, queste edizioni del programma sono state tra le più apprezzate di sempre. Il numero di telespettatori e lo share infatti sono stati davvero alti. Ripensare al suo passato sicuramente sarà strano, ma raccontarlo ancora di più. Fortunatamente però, Carlo Conti è uno fra coloro che è riuscito a sfondare nel mondo dello spettacolo, in cui tanto desiderava fare accesso. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.